sindaco questa volta ce l'ha fatta, aveva detto entro novembre, oggi è primo dicembre. Sì, vabbè, ce l'abbiamo fatta, io sono contento, sono soddisfatto. È un risultato dell'amministrazione comunale su un impianto che non poteva restare chiuso. In questi mesi tanti teramani erano stati costretti ad andare a Montorio piuttosto che a Giulianova, comunque a non poter usufruire di questo impianto. Oggi questo impianto riapre, è frequentato da circa 700-800 persone nell'arco di un anno, quindi 700-800 persone sono tantissime. Da oggi pomeriggio tanti teramani, tanti ragazzi, tanti giovani, tante associazioni, tante società che si occupa, che utilizzano piscina, potranno tornare a frequentare questo impianto, un impianto rinnovato da tanti punti di vista, un impianto che avrà dei costi anche molto ridotti di gestione perché ci sono impianti nuovi, l'affidamento è per un anno rinnovabile al secondo, nelle more del project, il project che sta andando avanti, dovrebbero adesso cominciare ad arrivare le proposte, quelle concrete, e in un'area che stiamo riqualificando, il nuovo campo di calcio appena i cui lavori sono terminati da qualche mese, una pista ciclopedonale che attraversa questo percorso e che si ricongiunge al lungo fiume passando proprio qui intorno, un'area con una vocazione sportiva. Io credo che questa zona ha nelle sue corde lo sport e quindi su questo si deve lavorare. Un bell'impianto, un impianto funzionante e funzionale che oggi ritorna a vivere.